nuovo appuntamento con 8 mattina, venerdì 20 novembre. Buongiorno Gianrico, non ti crede più nessuno. Diamo la conferma ufficiale. Imma Tedesca, la presentatrice, è incinta. Di quanti mesi? Dillo, dillo. Zero, non dillo, sono dillo, come, la, come, cioè, lo chiami, allora, come lo chiami, come lo chiami? Auguri. No, io lo chiamerei Ginotto. Ginotto. Come il nostro cameraman, così tu quando avrai 50 anni continuerai a presentare le trasmissioni. Così quando poi cresce, mandi la telecamera. L'ho chiamato Ginotto, mi denuncia. Cioè, sì, però deve crescere. Giustamente a 18 anni un bambino che è stato chiamato Ginotto non mi sembra proprio il Stiamo caso. Scherzando naturalmente e ancora deve fare il test. Poi tra un po' vediamo se è vero o è bugia. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno cari amici telespettatori di 8 Channel, cari amici spettatori di 8 mattina. Beh, oggi che giorno è? Vabbè, oggi è venerdì 20 novembre. È per colpa di Giampiero Marotti che gli ha suggerito la data. Mannaggia la miseria, ma c'è lui, signore e signori, con la sua Peps Rubrics, come si dice? Va? Peps Rubrics. Non Rubrics. Peps Rubrics. Più pugliese di me. Peps Rubrics. Peps Rubrics. No. Signore e signori, il maestro Peppone Relmi! Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia, otra cosita, e arriba, e arriba. Ay, arriba, e arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba. A posto. Buongiorno, buongiorno Imma, buongiorno Gianrico, buongiorno amici telespettatori, buongiorno a tutti. Come stai, come stai? Oggi ho un po' di tosse, ma va bene così. No, maestro, è bellissimo. Ragazzi, il maestro con la tosse, no? No, 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 il maestro è sempre col sorriso, sempre perché ad 8 mattina c'è sempre il sole e si sta sempre bene. Madonna, mi piace proprio questa cosa, sì. È proprio Del cuore. Bene, signore e signori, è arrivato il momento della Peps Rubrics. La vai, Peps maestro. Rubrics. Vai, maestro. Oggi si festeggia Santo Ottavio. Santo Ottavio. Conosciamo qualcuno che si chiama Ottavio, Ottavia? Io no, però li salutiamo, li facciamo. Sì, salutiamo Ottavio, conosciamo Ottavio, il presidente dell'ordine. Presidente. Dell'ordine dei giornalisti. Auguri Ottavio. Auguri Ottavio. Ottavio, auguri. Tanti auguri Ottavio. Tu, non mi ricordo. Vabbè. Qualche curiosità, facciamo gli auguri ad Angela Finocchiaro, all'attrice Boderek e... Un bel ricordo e soprattutto buon compleanno ad Enrico Brizzi, che è l'autore del romanzo generazionale Jack Frusciante, uscito dal gruppo Chi non l'ha letto? Io. Cioè, chi è che non l'ha letto? Ma perché tu sei giovane, Gianrico, sei giovanissimo. Tu stamattina veramente stai male. Allora, che è? Come si chiama questo libro? Jack Frusciante, uscito dal gruppo. Mo chiediamo agli ospiti. Basta, andiamo a presentare subito gli ospiti di oggi nel salotto di 8 mattina. Veronica Barbati dell'azienda agrituristica, sì. Barbati. Allora, però dobbiamo chiedere. Buongiorno Veronica. Buongiorno. Non devo fare domande agli ospiti. No, apposta. Non l'ha letto. Ed ancora Antonio Cefalo dell'azienda agricola I Capitani. Buongiorno. L'hai letto tu, Jack Frusciante? Di qua. Prego. Lui non risponde. Sì. E Giampiero Marotta della Coldiretti di Avellino. Buongiorno, ieri sera l'ho letto. Sei un grande, io lo dico sempre, sei un grande. Bene, cioè, andiamo a ci vuole bene. Signore e signori, ci vediamo tra poco. Mi raccomando, buona chiacchierata a voi. E caro Peppone, mi raccomando, ci vediamo dopo. A dopo. Grazie al nostro Giampiero. Se senti qua. Se hai il principio di nausea. Non ti preoccupare, mi avvisi, va bene, io posso. No, è tutto bene, guarda, per fortuna. Io sono bravo, metto la mano qua, va bene. Ciao, tutto in diretta, tutto naturalmente, in diretta, che fai? Non... Guarda, tutto in diretta, pure quando partorirai, tutto in diretta. Bellissimo, guarda, una prospettiva fantastica. Grazie al nostro Gianrico, grazie al maestro, grazie soprattutto ai miei ospiti. Come ogni venerdì torna il nostro appuntamento dedicato all'agricoltura, in particolare oggi vi proponiamo un simpatico confronto generazionale. Pensionati e giovani in agricoltura, nuove prospettive, nuovi modi di vedere per lavorare in uno dei settori più importanti del nostro paese, ma in cui la tradizione resta ancora forte. Siamo infatti in attesa anche di Salvatore Molettieri, che proprio ieri è stato nominato nella giunta nazionale della Federpensionati. Ma prima di entrare nel vivo del dibattito, vediamo la presentazione di questa puntata nella copertina di Cristiano Vella. Sì.
appuntamento con certi banditi. Voi chi siete? La setta del torchio, siete voi allora? Un torchio, di quelli antichi, di legno, e tutto il lavoro che c'è attorno, e accanto una campagna di marketing, brochure, messaggi social in italiano, inglese e cinese. Due mondi differenti, apparentemente inconciliabili, che invece sono complementari per un mondo che sta diventando pian piano tra i più importanti in Campania. È l'agricoltura, ma è come oggi, nelle aree interne della nostra regione, come altrove in un momento di mezzo, un passaggio generazionale che, se compiuto in modo giusto, può solo migliorare e rendere ancora più lucente il futuro di questo settore. Già, perché quel torchio, le conoscenze di chi ha reso belle e produttive le nostre terre e ottimi e da vetrina i nostri prodotti sono la base, una tradizione imprescindibile per un futuro di successo. Ci sono loro, i nostri padri, i nostri nonni, quelli identificabili come pensionati burocraticamente, ma che praticamente sono le salde radici della nostra terra e della nostra agricoltura, a dover accompagnare le nuove generazioni in questa fase. Già, perché oggi la sfida è inevitabilmente quella dell'internazionalizzazione, sdoganare i prodotti tipici del Made in Italy, in particolar modo del Made in Sannio e del Made in Irpinia, e farli conoscere al mondo, al grande pubblico, attraverso i social, attraverso figure nuove, essenziali, in un momento di ricambio, ma appunto senza mai discostarsi dalle proprie radici, dalle proprie tradizioni, dalla nostra storia. Avevo portato i soldi, sì, e non mi potete far risparmiare qualche cosa? Ma io guardate che... E allora grazie al collega Cristian Novella per la presentazione, ma vado subito a salutare anche Salvatore Bonettieri che nel frattempo ci ha raggiunto nei nostri studi. Ci sono problemi, possiamo continuare? Assolutamente sì, grazie a Salvatore Bonettieri e intanto auguri per la nomina di ieri nella giunta nazionale di Federpensionati. Proprio questa mattina vogliamo proporre un simpatico confronto generazionale che d'altronde ci consente anche di parlare e di evidenziare a chi ci sta seguendo di come sia cambiato questo settore negli anni. Certo che è cambiato, giustamente abbiamo passato dalla precedente la guerra, e infatti questo sviluppo dell'agricoltura che oggi man mano va in nuova tecnologia di presentare i giovani e di dare la tradizione che noi oggi stiamo presentando. La nostra generazione è un passaggio della prima e la seconda Repubblica, ma anche la terza, però comunque è lo sviluppo dell'agricoltura che portiamo avanti per tecnologicamente ma tradizionalmente mantenendo le nostre tradizioni. Se le chiedo cosa è cambiato, così di evidenziarmi pochi elementi. È cambiato un po' di tecnologia, un po' più adeguamento e essere sempre meglio e bere meglio il prodotto, in sostanza di presentare al meglio al pubblico, al consumatore. Beh, sicuramente chi può rappresentare bene questa categoria o questo cambio generazionale è l'ingegnere Cefalo, da ingegnere imprenditore agricolo. Ci racconta innanzitutto la tua storia, Antonio. Sì, allora la nostra è una lunga storia del vino. Io sono la quarta generazione e produciamo vino da più di 100 anni. Io sono l'ultimo anello di una catena, quindi prima di me c'è stato il nonno di mio padre, mio nonno, mio padre, io. Quindi di generazioni ne abbiamo viste tante, sappiamo come funziona. Però ogni volta che passa di generazione in generazione è sempre una piccola scommessa, le cose cambiano continuamente in tutti i settori e anche nel settore agricolo. Nel nostro caso le innovazioni addirittura negli ultimi anni sono forse al pari di settori tecnologici come lo smartphone e altre attività informatiche, dalla PEC alla commercializzazione all'estero, al sito internet, all'e-commerce, al fatto di viaggiare un po' in giro per il mondo per portare i nostri prodotti. Come diceva Salvatore, che io generazionalmente conosco da quando abbiamo iniziato a fare vino assieme, abbiamo fatto le prime fiere anche assieme, siamo cresciuti assieme, ma insieme è cresciuto tutto il settore e si innova continuamente. Siamo attori di questa innovazione, noi giovani, ma anche le vecchie generazioni che ci supportano nel crescere assieme e far crescere il nostro territorio. Poi però ci racconterai in particolare come magari spieghi a tuo padre, che sicuramente ha lavorato molti anni prima di te, che bisogna promuovere l'azienda sui social, che per fare una comunicazione bisogna utilizzare la PEC. Chi invece sicuramente si è ritrovata a lavorare in questo settore già con l'avvento delle nuove tecnologie è la giovanissima Veronica, che d'altronde anche nel suo lavoro quotidiano ha deciso di utilizzare nuove tecnologie conservando però sempre la tradizione. Sì, assolutamente sì.
Ovviamente le nuove tecnologie sono una risorsa, voglio dire, infinita, perché ti danno la possibilità di attingere subito a quelle informazioni che magari, io mi ricordo appunto mio nonno, per esempio, a proposito di generazioni, aveva comprato queste enciclopedie grandissime, ogni volta che doveva cercare qualcosa perché non sapeva, perché voleva approfondire, si metteva là su questi libroni giganteschi e cercava di venire a capo di qualcosa. Oggi con internet tutto questo non succede, è tutto molto più immediato e hai la possibilità di avere informazioni che sono costantemente aggiornate, a differenza di prima, perché c'era la stampa dell'enciclopedia che era sempre quella, quindi te la compravi una volta, però poi tutte le cose che venivano dopo te le perdevi. Invece oggi il mondo del web in particolare, secondo me, dà uno slancio fondamentale alle imprese, alle piccole imprese, in generale un po' anche al cittadino, al consumatore, che ha la possibilità di informarsi in maniera più approfondita, più accurata. Per cui penso che la tecnologia oggi sia fondamentale ed è anche il modo, inevitabilmente poi, anche di portare avanti quelle tradizioni che noi come imprese agricole cerchiamo comunque sempre di mantenere e veicolare, quindi far conoscere anche al consumatore. Il fatto di avere una potenzialità come per esempio i social network ti consente di comunicare in maniera immediata quello che è il messaggio di quello che tu fai, quindi che sia questa tradizione che tecnologia riesce a mettere tutto insieme e riesce a farlo arrivare subito al consumatore, quindi penso che sia una cosa veramente straordinaria. Giampiero, mettere insieme tradizione e tecnologia, questo è l'obiettivo sicuramente dei giovani, che in qualche modo presentano sempre un grande rispetto per quello che è stato il lavoro fatto dalle generazioni prima di loro, allo stesso tempo però con la volontà di apportare cambiamenti, innovazioni. Dal punto di vista burocratico, anche com'è cambiata la situazione attuale? No, intanto mi viene da fare veramente gli auguri a Salvatore Molettieri, perché questo risultato nazionale che ha raggiunto, è stato eletto ieri nella giunta nazionale della Federpensionati di Coldiretti, è una cosa che lusinga noi per avere un rappresentante così importante e autorevole a livello nazionale. Tra l'altro ieri si è festeggiata anche in casa Coldiretti la festa dei nonni e dei nipoti, con qualche piccola defaianza, però è stato molto bello perché si è voluto avvicinare il mondo dei più piccoli, proprio dei nipotini, con quello dei loro nonni, facendo evidenziare il bello che i nonni hanno fatto in tanti anni di lavoro. E poi sentire dopo Veronica, no, che ormai conosciamo, i nostri telespettatori conoscono bene, con la passione con cui dice le cose, con la freschezza con cui dice le cose, veramente mette questi due mondi molto vicino tra di loro, che sono e devono essere sempre più complementari tra loro. Le attività amministrative e burocratiche sono cambiate e credo che cambieranno ancora, speriamo in meglio, e questo però evidenzia in maniera ancora più importante la grande collaborazione che devono esserci tra le due generazioni, perché effettivamente tutto questo, questi social spinti, tutte le PEC di cui parlavamo prima, hanno la necessità di essere sempre più seguite e sempre più verificate, e quindi i giovani in questo possono supportare, quindi innovazione, ma come abbiamo sempre detto, rispetto sempre della tradizione, cercando di coniugare e mettere insieme queste due cose nel rispetto poi della trasparenza, della correttezza e della salubrità dei prodotti che le aziende agricole fanno nei confronti dei cittadini e dei consumatori. Ecco, io voglio chiedere cosa ne pensa di questo ruolo dei giovani anche dal punto di vista burocratico a Salvatore Molettieri. Lei rappresenta i pensionati in Campania, da ieri li rappresenterà anche a livello nazionale. Quali sono le esigenze innanzitutto di questa categoria? L'esigenza comunque deve adeguare, perché giustamente cambiamenti dall'antico, diciamo, ai giovani, bisogna dare istruzione ai giovani per mantenere sempre la nostra tradizione, quello che è stato fatto fino ad oggi. Non dobbiamo dimenticare quello che è stato sacrificialmente senza questa nuova tecnologia. Ora tecnologia e esperienza bisogna mettere insieme per poter fare meglio e dare meglio all'attività agricola. In sostanza oggi dobbiamo dare più promozione, più marketing, più, diciamo, collaborazione tra giovani e anziani, di portare al meglio al cittadino, al consumatore, soprattutto ciò che noi facciamo nella nostra categoria. Ecco, noi sentivamo nella copertina di presentazione che la sfida adesso è sicuramente internazionalizzare, la sua è già una storia di successo, lei è già riuscito ad portare avanti la sua azienda, ci sono problemi tecnici, chiedo in regia di mandare la pubblicità.
E allora ben ritrovati in diretta, ci scusiamo per qualche problema tecnico, ma riprendiamo subito da una storia di successo che vi stavamo raccontando, la storia di Salvatore Molettieri. Continua il nostro confronto generazionale in agricoltura, giovani e pensionati a confronto che lavorano assieme fianco a fianco, ognuno secondo le loro esperienze. Da un lato i giovani che puntano ad utilizzare le nuove tecnologie, i social e tutto quanto è possibile al meglio per comunicare tutto quello che accade nelle loro aziende, dall'altro la tradizione, chi ci tiene a conservare quello che ha rappresentato fino ad oggi il settore agricolo. Abbiamo con noi però un esempio molto particolare di un uomo che ha già ottenuto grande successo, è riuscito a far crescere la sua azienda e tutt'oggi ci dice però è fondamentale la comunicazione, è fondamentale far conoscere quello che nell'azienda viene prodotto e quello che è possibile realizzare. Certamente, il problema è questo: oggi con la nuova tecnologia il mondo sta attendo tutta l'internet, diciamo, la pubblicità, la marketing che bisogna fare, le lavorazioni, la gente vuol capire cosa beve, cosa mangia, cosa ha di nutrizione, e tutto il mondo è attento sul internet. L'importanza è partire da internet, ma facendo un video, in sostanza, che cosa noi riusciamo a fare dal nostro territorio, che cosa possiamo far produrre. L'importante è la mondializzazione, che è questo oggi, la nuova tecnologia, che il nostro prodotto va a tutto il mondo, ma deve essere tutta la tecnologia, il sistema che bisogna fare insieme tra i giovani e meno giovani, in sostanza, per portare avanti, anche per fare una pubblicità, di far assaggiare al consumatore direttamente il nostro prodotto che noi produciamo. Ecco, però Antonio, diciamo, obiettivamente, tu sei ingegnere, hai deciso quindi prima di laurearti e poi assolutamente di continuare quella che è la tradizione di famiglia. Quando spieghi a tuo padre che dovete inviare una PEC, cosa accade? Allora, mio padre sa benissimo che deve inviare una PEC, perché anche lui è ingegnere come me, però purtroppo è un problema, come diciamo, generazionale, cioè penso che sia dovuto al fatto che la nostra generazione è più giovane e vive con questi concetti più quotidianamente. Anche lui soffre la PEC come tutti quanti gli altri. La differenza forse è che noi giovani la prendiamo come un'innovazione, crediamo un po' nel fatto che anche la burocrazia possa migliorare, cosa difficile la burocrazia migliorare, però possa migliorare con l'intervento di queste tecnologie. Per le vecchie generazioni magari è solamente un'ulteriore perdita di tempo, perché devono confrontarsi con qualcosa che già era difficile prima e diventa ancora più difficile per loro. Ecco, ma come sono cambiati proprio i ruoli anche nell'azienda? I ruoli cambiano in continuazione. Dal punto di vista pratico, noi cerchiamo di organizzarci così: ognuno segue quello che più consona alle proprie capacità. Quindi magari la nuova generazione si lancia sui nuovi sistemi, la comunicazione, il marketing, perché è più nelle nostre corde. Andare all'estero, parlare inglese è più facile per noi giovani rispetto a chi magari l'inglese non lo sa. Questo modo di agire per noi ha aperto nuove strade, nuovi successi, e sicuramente io ritengo che sia il modo migliore di poter lavorare. Poi è ovvio che le PEC purtroppo le mando ancora io. Sicuramente anche dei social ti occupi tu. Sì, Facebook, anche il sito internet, il web marketing, insomma tutto quello che è giovane. La differenza è questa: le cose che sono ancora alla portata della generazione di mio padre vuole mettere il naso. Su quelli in cui lui ritiene ormai siano troppo giovani, e dice fai tu, io non voglio. C'è anche una sorta di rispetto dei ruoli, no? Su magari queste tu, cose, soprattutto tu dicevi mio padre è ingegnere, quindi anche lui, per cui conosce benissimo cos'è la PEC, però preferisce che sia io occuparmene e lui si occupa di altro. Anche un bel rispetto, diciamo che è un soccorso inverso. Penso, come prima la vecchia generazione soccorreva i giovani nell'inserirsi, nell'inquadrarsi, nello stabilizzarsi nella società, adesso magari potremmo invertire, diciamo che sono i giovani che supportano quelli un po' più avanti con l'età nell'introdursi in un mondo che li sta un po', diciamo, lasciando dietro. Però il supporto, quindi, vuol dire che, se lui dice sempre, mia madre è l'esempio classico, dice: se non ci fossi tu in questa casa noi non potremmo neanche più accendere la luce. Questo è un esempio divertente, un po' esagerato, ma fa capire un po' qual è la situazione a certe volte. Beh, lui in fondo, Antonio, ha evidenziato anche un altro aspetto del settore agricolo. Abbiamo detto più volte che l'agricoltura anche nei periodi di crisi è stato uno di quei settori che ha continuato a far registrare un segnale positivo. Questa inversione di tendenza, no? Nel dire, mentre da un lato prima dovevano essere i nostri genitori ad accompagnarci nell'avvio dell'attività, adesso siamo noi a supportare loro.
Sì, io credo che in agricoltura, lo si è capito dalle parole di Antonio, l'agricoltura forse, e noi lo stiamo, ne stiamo parlando stamattina, è quel settore che da qualche anno ha iniziato a interagire tra vecchie e nuove generazioni, tra chi ha l'esperienza e chi vuole innovare, e c'è una osmosi continua di passaggio di informazioni da quello che ha più esperienza e anche da quello che invece sta iniziando ora. E questo è un, secondo noi, secondo me, è un segnale straordinario ed è forse il vettore, è forse il motore che ha consentito all'agricoltura di essere forse l'unico settore con un segno positivo, proprio perché c'è stata questa grandissima integrazione, questa interazione proprio di notizie. Le cose che lui raccontava sono vere, capitano spessissimo in tantissime aziende del settore del vino, ma anche in tantissime altre aziende. Il marketing, lo diceva anche Mollettieri prima, il marketing oramai è diventato strategico per le aziende, perché se le aziende si limitassero ai mercati locali, territoriali o provinciali, ovviamente questo non sarebbe più sostenibile da un punto di vista economico. Invece il fatto di poter andare in tutto il mondo con i social, con internet, con n situazioni, il fatto di poter vendere anche con l'e-commerce, questo sta a significare che veramente l'agricoltura si sta evolvendo con l'aiuto dei giovani in primis, ma anche tante persone con qualche anno in più hanno capito che questa è veramente la strada da seguire. Ecco, anche in occasione di eventi promozionali, perché lo diceva stesso Antonio, ma lo confermava anche prima Mollettieri, ora bisogna andare all'estero, bisogna, non è più possibile ridursi a restare nella propria azienda, bisogna puntare all'internazionalizzazione. Vi siete mai ritrovati in qualche evento insieme a dover promuovere e magari vederla diversamente, organizzarsi diversamente? Eventi ne partecipa tanti, no? Quindi si confronterà continuamente con molti giovani. Certamente, però il problema è questo: non basta soltanto la nanotecnologia, per la tecnologia bisogna gli abbracci del produrre nel terreno, è importante capire il territorio cosa può offrire. I giovani devono capire non solo la tecnologia si va avanti, ma di far prodotto prima casa, la prima materia prima da dove viene. È qui che i giovani devono capire, non basta soltanto la nanotecnologia, però dire di produrre, di come fare qualità, come far promuovere a chi consuma il consumatore, come, che cosa c'è dietro, c'è il sangue, c'è un sacrificio che uno ha portato avanti. È questo che i giovani devono apprendere, che poi la nuova tecnologia, i nuovi giovani vanno tutta un'altra parte, però è importante il territorio e fare la materia prima. Ecco, secondo lei sono troppo proiettati sulle nuove tecnologie, a volte dimenticano un po'? Sì, perché oggi lavorano solo col telefonino, e troppo i giovani, qui è il punto, che devono capire, non basta solo la tecnologia, però bisogna le braccia, e il braccio è il sangue che deve portare, si fa produrre al meglio. Cioè il territorio è bello, però se lo fai produrre, se noi diamo soltanto tecnologie e poi vediamo come fare il prodotto per essere bevuto bene e farlo bene e portarlo in tempo lungo, che tutto il mondo verrà apprezzato. Lei ci ha parlato subito di internazionalizzazione, comunicazione, di marketing, ora però ci sta evidenziando una cosa: bisogna anche, servono le braccia, bisogna conoscere tutta quanta la produzione, esatto, come qui, viene effettuata, qui, la materia prima. Esatto, è qui i giovani che devono dare più esperienza, perché non hanno questo sviluppo del sacrificio, infatti vogliono subito e vogliono trovare alla dunque, però giustamente c'è dietro tutto un sacrificio che il contadino, praticamente, così dire, perché oggi si parla meno del contadino imprenditore reale, però è insegnante, il vero contadino che porta la tradizione, tramontato dai nonni e nonni, e qui è la nostra intervista che abbiamo fatto, il nonno che impara il nipote, perché per aggiornarsi a nuove tecnologie, però devo anche in sostanza le braccia che deve fare il suo frutto, che poi non resterà nel mondo. Solo le nuove tecnologie. No, lei ha basta. Anticipato anche un'altra cosa: c'è stata ieri la festa nonno-nipote, esatto, e ci ha portato il DVD. Noi proveremo dopo questa prima parte di 8 mattina a mostrarvi l'intervista realizzata proprio ieri sera. Intanto io vedevo i nostri giovani che ridono nel momento in cui si diceva siete troppo dietro ai computer, troppo vicino ai telefonini. Allora, no, io ridevo. Chiedo di replicare velocissimamente, sì. Poi però ne parliamo nella seconda parte, perché mi raccontate entrambi come va come si svolge la vostra giornata, e vediamo poi se ha ragione Mollettieri, che siete troppo al computer, troppo burocrati, no? Possiamo dire così? Dipende, burocrati mai, penso, perché non sia divertente per nessuno. Però ridevo perché veniva voglia di raccontare un aneddoto simpatico. Siamo di mattina, può essere divertente. Abbiamo recentemente fatto un ammodernamento aziendale, un investimento abbastanza importante, con l'acquisto di nuove macchine sia per la produzione di vino che agricolo.
la novità che ho portato, appena potevo scegliere io qualcosa, magari sceglievamo tutta la macchina, poi sai com'è, magari un'automobile uno dice mettici che può fare il giovane, la connessione allo smartphone, il touchscreen, allora abbiamo la pressa col touchscreen, il filtro col touchscreen che si collega in rete. È stato bellissimo perché in azienda abbiamo anche nuovi dipendenti, ragazzi di 19-20 anni, però cresciuti magari proprio nell'attività agricola, quindi forgiati per metterci le braccia, come dice Salvatore, volenterosi, stavano lì e guardavano quelli più avanti, con maggiore esperienza, quindi li chiamiamo per nome, Carmine e Ciriaco. Ciriaco il giovane, Carmine mezza età, non lo chiamiamo anziano. Più grande. Più grande. Allora, tutti e tre con mio padre da dietro guardavano sto colosso di presto arrivato, dovevano premere l'uva che ormai era dentro. Col touchscreen. Mio padre... Vai Carmine, Carmine, ingegnere, io che ne so, chiediamo a Ciriaco, il povero Ciriaco, 19 anni, si trova davanti a sto touchscreen, alto 2 metri, lui è 1,70 m, no? Che faceva, mandienimi che voleva andare a premere la vicina. Dopo mezz'ora fanno, fa mio padre, ho capito, prendi il telefono, alla fine il telefono, sempre risolve tutto. Andò, come dobbiamo fare a far partire questa cosa? Te l'ho detto, quello col pulsante ha sempre funzionato, ma sto touchscreen, a che diamine serve, voglio sapere. È bellissimo questo episodio. Allora noi ci fermiamo per pochissimi minuti di pubblicità, continuiamo subito dopo in diretta ad 8 mattina, confronto generazionale, giovani e pensionati in agricoltura, tra poco. C'è Samarcanda, eri lontanissimo 2 giorni fa. Ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là. Ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Grazie. Grazie al maestro Giuseppe Relmi, ben ritrovati sempre in diretta ad 8 mattina, continuiamo a parlare di agricoltura, in particolare del ruolo di pensionati e giovani in agricoltura. Ci... Che c'è? Tutto a posto, non ti spercapi, ciao. No vabbè Gianrico, torna. Devo tornare? Sì sì, torna, torna. No, io mi preoccupo, lo sai che ti voglio bene, e allora volevo sapere se era tutto a posto, se appena ti senti qualche costumigliano, va bene? Ti voglio bene. È tutto a posto, va bene. Va bene, tutto, non si sa mai nella vita, non ti preoccupare. Ciao. No, va bene. Continuiamo a parlare di giovani agricoltura, in particolare ci siamo lasciati col monito di Salvatore Molettieri. Questi giovani sono un po' troppo tecnologici, a volte dimenticano che soprattutto in agricoltura, prima del computer, prima degli smartphone, dei telefonini, ci vogliono le braccia, bisogna conoscere i prodotti e bisogna seguire tutto quanto il sistema produttivo. Vediamo cosa ne pensano i giovani presenti negli studi di 8 mattina. Veronica, conosci bene tutto il sistema produttivo, credi anche tu che in fondo si pensa un po' troppo alle nuove tecnologie? Prima ci ha raccontato un episodio simpaticissimo Antonio, in cui ha voluto mettere nuovi strumenti nella sua azienda, ha usato il touchscreen ed è diventata una cosa complicatissima. Capita anche a te? Sì, in parte, però penso che questo sia un po' il senso di quello che noi poi alla fine stamattina ci stiamo dicendo, no? Cioè di mettere le persone a fare qualcosa che sia più consono a quello che è la propria indole in sostanza. Voglio dire con questo che secondo me non è che i giovani siano completamente lontani da quello che è il sistema produttivo, perché nel mio caso per esempio io sono cresciuta in un'azienda agricola, avevo i nonni che facevano azienda agricola, sia quelli materni che quelli paterni, quindi voglio dire siamo sempre stati a contatto comunque con il mondo produttivo e per cui queste cose le vedevi e in certo qual modo sono diventate proprio quasi spontanee, naturali. Il fatto è che ovviamente nel momento in cui io so che c'è da fare un lavoro magari particolarmente impegnativo dal punto di vista soprattutto magari dell'impegno fisico e so di avere 3 fratelli più papà magari e so che loro si dedicano con grande piacere a questa cosa, li avvicino in maniera diversa, ecco mettiamola così, li avvicino in maniera diversa e loro sono ben contenti di farlo, nel senso che per loro è più naturale quello, per me è più naturale magari occuparmi ecco della burocrazia perché è un qualcosa che ho imparato a conoscere, qualcosa che poi tornando poi al discorso di prima, l'ho tolto dalle mani di mio padre, no? Perché ecco, prima era lui prima che... mi diceva no, non siamo burocrati, purtroppo ci dobbiamo occupare di burocrazia perché dobbiamo farlo. Perché è un qualcosa che oggi da cui non si può prescindere, è assolutamente
va di pari passo purtroppo. C'è la parte produttiva che è importante, ovviamente, perché si parte da lì, è l'origine. Però oggi non puoi pensare di fare azienda agricola soltanto producendo, purtroppo. C'è tutto un apparato amministrativo e burocratico che va seguito e che purtroppo diventa anche sempre più corposo. Quindi giorno dopo giorno, come diceva prima anche lo stesso Salvatore Molettieri, la parte burocratica soprattutto si appesantisce. Per cui ovviamente non va bene la produzione, che è indispensabile, ma solo la produzione comunque non basterebbe, per cui servono le due parti. E poi forse questo è, come dicevo prima, un po' il senso, no? Serve la produzione, serve la parte amministrativa, la parte burocratica, quindi noi ci mettiamo insieme, ci avvaliamo dell'esperienza dei genitori. Quindi permangono la divisione dei ruoli? Assolutamente sì. Mi consentite una deviazione dal tema? Noi abbiamo parlato in passato di donne in agricoltura, possiamo dire che sono molto più concrete? Beh, in agricoltura senz'altro. Ha risolto subito la nostra Veronica, ha detto sì, è vero che i giovani magari stanno più, si occupano più della burocrazia, più di internet, della promozione dei social, ben venga così. Sì, sì, le donne hanno una predisposizione molto più propositiva che va verso la risoluzione del problema in agricoltura e ahimè anche in tanti altri tipologie di lavoro. Però quello che secondo me emerge in queste visioni che magari sembrano contrastanti o opposte è che nelle aziende agricole c'è la necessità e c'è questa caratteristica di un grande equilibrio, perché giustamente, come dice Salvatore, la cosa principale è che in azienda e che nella bottiglia di vino si metta un prodotto straordinario, unico, che racconti il territorio, il paesaggio, che sia unico rispetto a tanti altri prodotti. Però giustamente io posso fare il miglior prodotto e non riesco a raccontarlo e a farlo assaggiare ad altri e ho fatto una cosa che è monca di un'altra cosa. Quindi le due cose sono assolutamente e completamente integrabili e complementari. Quindi, nella copertina che abbiamo sentito prima si parlava di una tradizione imprescindibile per un futuro di successo. Sì, le tradizioni sono quello che in Italia in particolare, ma un po' in tutto il mondo, ma in Italia in particolare, ci caratterizzano come essere veramente i detentori del vero Made in Italy nel mondo dell'agroalimentare e non solo. E quindi la tradizione noi non possiamo farne a meno, è una cosa che dobbiamo evidenziare. Nel momento in cui raccontiamo un prodotto dobbiamo metterci veramente la passione, e stamattina è emersa la passione dei giovani, oltre che ovviamente di Salvatore e di comunque tutti i pensionati. E io credo che un altro aspetto importante nel discorso della internazionalizzazione sia quello di andare a raccontare il proprio prodotto, ma sia anche quello di accogliere giornalisti, buyer nella propria azienda per far vedere il luogo dove quel prodotto viene prodotto stesso. Scusate. Tante volte penso che magari è proprio grazie alle nuove tecnologie che si riesca a conservare, a tutelare la tradizione, perché abbiamo sentito più volte da parte di imprenditori agricoli anche la necessità, la richiesta di maggiori regole per tutelare il vero Made in Italy, per tutelare i prodotti di qualità. Sì, le regole non mancano, questo sia ben chiaro. Il problema è che non mancano neanche i furbi, quindi inevitabilmente ci sono le regole e c'è chi è che le aggira. È una lotta tra diciamo il ladro e il poliziotto che si inseguono, e la tecnologia non è altro che uno strumento che può aiutare a controllare meglio. È come dire, andare veloce con la macchina, c'è l'autovelox, le persone continuano ad andare veloce, però l'autovelox serve per individuarle le persone che non rispettano. Ecco, qui ci regole. Sono alcuni dei tuoi prodotti, ce sì. Li presenti? Abbiamo visto, portato. Abbiamo detto che i giovani devono conoscere poi bene la materia prima, no? Sì. Giusto, signor Molettieri? Io penso che Salvatore si riferisse alla materia prima, cioè prima. Riferiva alla terra, alle piante. Fortunatamente abbiamo portato direttamente il risultato, peccato che la futura mamma non può bere, però. Non solo la futura mamma, cioè ormai è bellissimo, anche gli ospiti che danno ragione a Gianrico, no ragazzi? Non ha detto che non può bere, scusa. Ci pensa il direttore Marotta. Vedi però anche da questo punto di vista che avete un'opinione diversa, cioè puntualizzando che non sono in attesa, però no. Mentre il signor Molettieri dice non è detto che non può bere, tu dici no, non può. No, è sbagliato, perché anche i bambini bisogna... È un fatto di misure, di dose. No. L'ha detto la conduttrice vecchia, che diciamo, assume. I bambini assaggiavano il vino, come i pulcini si andavano il pane col vino. Attenzione, da piccoli... A che età si faceva assaggiare il vino ai bambini? Ma diciamo, ha bagnato il vino, diciamo, anche piccolo, anche da un anno. Io ho visto di assaggiare un bambino di meno di un anno, perché mio nipote. Salvatore, c'è un piccolo Salvatore, diciamo, lui è nonno. Ma infatti questo è il video che bisogna dare il territorio dalla
prima parte, dal dove si va a produrre, e qui ci vuole più video, è qui il marketing che bisogna dare, sistema, ma tutto ciò la parte produttiva, perché il mercato estero soprattutto è quello che vuol vedere. Gli americani, quando io ho iniziato 20 anni fa, purtroppo l'anno prossimo facciamo 20 anni che siamo contessa di importatori, di vedere cosa c'è dietro a questa bottiglia, dove viene prodotto, qual è il territorio, qual è l'esposizione, chi è che lavora in prima persona, che poi il prodotto vogliono vedere come si sviluppa nel tempo. In che modo 20 anni fa ha mostrato agli americani il suo prodotto? Io ho fatto, a partire dalla mia azienda 32 anni fa ho iniziato a trasformare il prodotto, poi ho fatto 12-13 anni di preparazione, nello sviluppo antico, a portarlo a nuovo, rinnovare i vigneti, di farlo prima nel territorio, quello che oggi i giovani vogliono subito fare, però partono direttamente dalla bottiglia senza pensare prima a vedere prima. Cioè, ho fatto tutto al contrario, ho fatto sistema, ma ho fatto soprattutto cavetta, come dire, nella presente, per poter portare un termine a certo livello. Prima volevo dirti, come ti avevo detto prima, che Salvatore lo conosco bene, perché lo conosco ormai da quando 20 anni fa aveva iniziato, però avete un po' barato, perché Salvatore, è un nonnino sprint, avete preso quello più tecnologico di quelli che c'è. Io vi dico solo che Salvatore personalmente, per esempio, ha un sito Facebook, una pagina Facebook molto aggiornata rispetto agli altri. Non lo farà lui sicuramente, perché si vede che sono troppe emoticoni, però si sarà rivolto a qualcuno che lo fa. Il fatto però di avere... Però tu ci hai portato anche l'esempio di tuo padre, anche lui è ingegnere, anche lui ti ha, quando hai proposto... È più preparato di noi con la quinta elementare, chiaro? Quando hai proposto di inserire nella tua azienda comunque dei sistemi che addirittura usano il touch screen, comunque ti ha dato l'ok, comunque lo qualcosa la doveva cedere, purtroppo la spina ha detto ci deve essere, quella là non la rinunciamo. Però di tutto adesso stiamo esagerando, su alcune cose sicuramente c'è diffidenza, quello è il problema, però come dicevo è l'approccio nei confronti della tecnologia e della modernizzazione che fa la differenza. Si può non conoscere, non possedere le tecnologie moderne, ma avere la voglia e la fiducia in esse, che è cosa diversa. Come per esempio Salvatore lo dimostra, lui è un pensionato, appartiene a un'altra generazione, ma ciò nonostante lui vive ed è partecipe del progresso, magari non in prima persona perché non è lui che fa la tecnologia, però non è chiuso nei confronti dell'evoluzione e dello sviluppo, ed è questo importante, perché unisce le due generazioni, se no, altrimenti ci sarebbe solo contrasto. La capacità di avere un giovane in azienda, se non c'è un vecchio disposto a credere e a dargli spazio, è inutile, perché sarebbe una pianta non messa nel terreno, sterile in pratica. Quindi se da un lato prima ci hai detto siamo noi giovani ora a supportare magari i nostri genitori, dall'altro è fondamentale che siano loro a credere nelle vostre innovazioni. Esatto, penso che sia un credere uno nell'altro, come diceva, la tradizione non la può portare che una vecchia generazione, l'innovazione è naturale che la portino i giovani, è assieme che si può fare di più e meglio, questa è, penso, verità assoluta. Veronica, sei d'accordo? Quando hai proposto delle innovazioni ai tuoi genitori, alle persone più grandi, tu dicevi io sono cresciuta nella mia azienda, quindi mi sono confrontata da sempre con i miei nonni, poi con i miei genitori. Quando hai proposto delle innovazioni, come hanno reagito? Ma io devo dire di essere una fortunata, l'ho sempre detto, perché fortunatamente ho sempre avuto, mi hanno sempre caldeggiata molto nelle cose che dicevo, anche perché forse sapevo trovare gli argomenti giusti, non lo so, non so se prendermi questo merito, però io sono sempre così, parlo sempre tantissimo e prima di magari accennare qualche innovazione o qualcosa mi cerco tutte le possibili informazioni del caso, vantaggi, svantaggi. Allora ho questo vantaggio che quando mi confronto con mio padre, per esempio, che magari non è proprio addentro nella tecnologia, io faccio una testa così, propinandogli una serie di vantaggi infinita, alla fine loro mi guardano e dico... Però sta figlia ha fatto un bel lavoro, ma forse sta dicendo una cosa interessante, vediamo un attimo. E quindi loro poi alla fine, ma questo anche i miei nonni, credo che siano tra quelle persone che abbiano una visione aperta del mondo, di quelle persone che... Dire che questa è veramente la marcia in più di voi giovani, di sì. Cioè, se da un lato ben venga ragazzi che sappiano innovare un settore con una tradizione fortissima, dall'altro chi veramente è riuscito a far sì che questa innovazione potesse diventare forte, anche il punto di forza di questo settore, sono state le generazioni passate, le vecchie generazioni che hanno saputo credere in voi, che vi
danno spazio. Sei d'accordo, Antonio? Allora, la mia opinione è questa, è che l'agricoltura, in particolare il nostro settore vinicolo, in Irpinia è un settore consolidato, quindi solido. La solidità è data dalle generazioni passate. Ma se, come magari anche Marotta può confermare, lo sviluppo che c'è stato è stato negli ultimi anni, quindi sono state le nuove generazioni a innestarsi su questa solidità per arrivare in alto. Io non credo che da sole le vecchie generazioni con i vecchi sistemi sarebbero riuscite ad arrivare dove oggi siamo arrivati e a dare così importanza poi a questo settore che parte dalla terra, è considerato ancora un settore povero, però alla fine genera ricchezza, genera lavoro e genera cultura e magari anche tecnologie. Giampiero, siamo in chiusura, ma volevo chiederti di commentare un altro aspetto che ha evidenziato Antonio, cioè si parla di innovazioni degli ultimi anni, cioè un processo velocissimo. Sì, negli ultimi anni c'è stato un enorme processo in cui sono state evidenziate, parliamo dell'Irpinia, delle produzioni particolarissime. Il vino forse è quello più semplice, no? Perché veniamo da un periodo forse il più lungo, però in Irpinia, in provincia di Avellino, ci sono nelle zone interne, oramai parliamo così rispetto alla Campania, ci sono delle eccellenze agroalimentari straordinarie, se pensiamo all'ortofrutta, se pensiamo agli allevamenti, quindi sia a carne che a formaggi, se pensiamo ai tanti bellissimi agriturismi che lavorano sul territorio e che propongono dei menù che sono reali, veri, che rispettano la tradizione, magari con un tocco di innovazione anche lì, ma che rispettano la tradizione. E credo che, condivido in quello che dice Antonio, il fatto che negli ultimi anni c'è stata veramente una grandissima accelerazione, che ha voluto sempre rispettare la tradizione, come abbiamo sempre detto, e credo che nei prossimi anni ci aspetta veramente ancora tante novità, tante positività, sperando che nei prossimi PSR possano esserci degli aiuti concreti ai tanti giovani che stanno in attesa per poter o partire da capo o per migliorare e innovare ancora di più l'azienda, sempre nel rispetto della tradizione irpina. Assolutamente, allora abbiamo questa abitudine di presentare ogni venerdì dei prodotti differenti. Hai pochissimi minuti per presentare, naturalmente abbiamo detto non possiamo portare la materia prima ma il prodotto finito. Allora, abbiamo portato giusto un esempio, ci sono i più rappresentativi, che sono prodotti che non fa solo la nostra azienda ma anche altre aziende, per esempio come quella di Salvatore Moertieri, un Taurasi che è la DOGC rossa più importante della Campania e in particolare dell'Irpinia, fatto da Aglianico, coltivato nella zona attorno a Taurasi, per questo il nome Taurasi. Un vino bianco da lunghissimo invecchiamento, viene definito il Barolo del Sud, quindi è confrontabile anche con vini dalla nomea molto conosciuta. Il Fiano di Avellino è un altro dei bianchi, insieme al Greco di Tufo, di OGC anch'esso, Irpino, anche lui il 100%, prodotto di grande qualità, è un bianco dalla buona struttura e anche lui dalle buone capacità di invecchiamento. Poi abbiamo un altro prodotto che non è solo vino e rappresenta l'altra faccia, insomma, delle eccellenze irpine, è l'olio, in particolare è un olio ottenuto da una sola varietà di oliva, l'Aravece, che è la più rappresentativa dalla zona dell'Arianese fino alla zona della, diciamo, Irpinia prettamente detta, che è quella anche del vino. Ed è un'oliva dalla grandissima qualità e adesso sta diventando, nonostante in passato fosse andata in dimenticatoio perché ha delle rese molto basse, adesso sta crescendo perché ha qualità molto alte. Quindi fa capire che anche i tempi cambiano dal consumatore e poi a scalare fino al produttore che poi decide di produrre una varietà, un olio e un prodotto. Allora direi che ci possiamo lasciare così una grande tradizione forte, forte, anche con radici molto forti, ma che guarda al futuro puntando all'innovazione, alle nuove tecnologie e che sa, da un settore che sa dare spazio ai giovani. La sfida tra generazioni ci suggerisce di dover continuare a camminare a braccetto. Lo facciamo per il reddito delle imprese, ma soprattutto per la trasparenza dei prodotti che vengono dati e vengono venduti ai nostri cittadini e consumatori. Sicuramente sarà d'accordo il signor Molettieri, lui da prima di tutti ha saputo innovare, ci ha detto da subito bisogna puntare sull'informazione, sulla comunicazione e il marketing. Certamente, diciamo, questo qui è il braccetto, diciamo, non dice che i giovani non devono sopportare, anzi devono trovare il metodo come imparare, e qui anticamente gli anziani non dicevano fare così, deve rubare il mestiere. Purtroppo il giovane deve avere per forza avere questa sinergia tra anziani e esperienza, la vecchia campo cent'anni, per imparare ancora, non si riesce mai di imparare. E infatti qui è opportuno anche le pensionate, possiamo dare, festeggiare oltre centenari che ce ne sono nella Serpina, e dobbiamo dare di più perché il territorio fa vedere che le persone anziane sono capaci più di 100 anni perché hanno fatto una vita sacrificata, però comunque bene e mangiano bene, che è fondamentale. Esattamente, e tutto il cibo che hanno portato, perciò una lunga vita di poter sviluppare sul nostro territorio. Grazie a tutti per essere stati con noi. Devo fermarmi, giovani a braccetto.
detto, sei giovani, cioè, giovani e vecchi. E vecchi, non lo so se sei d'accordo mezza tu, età, io non oso età. Dirlo. I capelli sono bianchi. Mezza età, non è sono vecchi, vecchi non, anzi non è mai vecchio, ci ho detto a 100 anni non è mai vecchio. Ha ragione, qualcuno dice ha ragione, 100 anni inizia la vecchiaia, però comunque non è mai vecchio. Cioè, purtroppo devo chiudere, giovani. Devo dare la linea all'informazione, grazie a tutti per essere stati con noi e per aver accettato in maniera anche così simpatica di promuovere questo confronto generazionale. C'è il collegamento dal touchscreen col sito 8pagine.it per gli aggiornamenti. Noi torniamo subito dopo l'informazione, sempre in diretta ad 8 mattina. A tra poco. Sì, viaggiare rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza strappi al motore, dolcemente viaggiare, e di notte con i fari illuminare chiaramente la strada per saper dove andare, con coraggio gentilmente, gentilmente. E Si viaggiare con cartoline da. Sì, sì, ci andiamo a fare un giretto in un paesino molto carino, perché io dopo aver visto la cartolina sono andato in questo paesino e devo dire che è veramente eccezionale. E infatti domani andiamo a Furore con Giovanna di Notte. Furore, furore, vai. Di 8 Channel oggi hanno fatto tappa in costiera amalfitana. Siamo a Furore, un comune di 850 abitanti ad appena 7 km da Amalfi. Adesso andiamo dal sindaco per scoprire le bellezze di questo territorio. Con il sindaco di Furore, Raffaele Ferraioli. Sindaco, abbiamo già visto arrivando gli splendidi panorami che offre questo paesino in costiera amalfitana, però non solo panorami, infatti ci ha accennato che ha anche un'enorme ricchezza, un patrimonio anche storico e culturale, come la chiesa di Sant'Elia. Siamo a Furore, siamo nel bel mezzo della costa d'Amalfi, fra Positano appunto e Amalfi. Siamo in collina in questo momento, in questo paesino a case sparse che ha 850 abitanti, che si sta attrezzando da un po' di anni a questa parte per stare al gioco, per accedere anche al banchetto turistico della costa, che finora c'era in qualche modo vietato. Il nostro problema infatti è quello del collegamento. Noi abbiamo un territorio che degrada, precipita si potrebbe dire, fino ai 200 metri e poi dopo una rupe alta appunto 200 metri che ci impedisce un facile accesso a mare, dobbiamo arrivarci solo a piedi. Stiamo lavorando all'idea di un ascensore costruito in roccia, quindi senza manomettere l'ambiente, che ci consentirebbe di saldare il territorio tra la parte alta e il mare, che ci appartiene ma che sta là quasi negato. Quasi negato, abbiamo visto che il fiordo tra l'altro potrebbe essere una grande attrattiva turistica per il paese. Cioè, il fiordo è una grande attrattiva turistica, ma allo stato attuale è solo una cartolina, voglio dire, la gente passa dalla strada che porta a Positano, da Amalfi a Positano e viceversa, si affaccia alla ringhiera, rimane estasiata, poi finisce là. Noi invece dobbiamo avere la possibilità di, come dire, fruire di, questo, di questa risorsa e aggiungerla a quelle che sono le risorse nostre del paese che vive in collina, che sono quelle del paesaggio, ma sono anche risorse di altro tipo. Abbiamo per esempio il vino, abbiamo anche l'orgoglio di poter dire che il nostro vino bianco è stato dichiarato il miglior bianco d'Italia quest'anno, quindi abbiamo una produzione sia pure limitata ma di grande pregio, e questo sta un poco salvando anche l'agricoltura, perché con la produzione del vino si ha quel cosiddetto valore aggiunto
che consente ai contadini di poter continuare questa loro attività con un minimo di remunerazione. E la Marisa Cuomo, che è l'unica anzi produttrice di questi vini in questo territorio, sta ripristinando i vigneti, sta ripristinando i pergolati, sta ricostituendo quel paesaggio che rischiava di essere degradato sempre di più con una trasformazione in negativo, una metamorfosi assolutamente da evitare, che vedeva i vigneti abbandonati, la crescita abnorme di sterpi e di rovi. Per fortuna il fenomeno è stato bloccato, stiamo via via ritornando al paesaggio iniziale. Avevamo timore che questo potesse non avvenire, invece per fortuna sta avvenendo. Un settore quindi, quello vinicolo, che è sicuramente fondamentale per Furore, ma anche quello turistico. Abbiamo visto prima di entrare in paese appunto che Furore è soprannominata città albergo, proprio per la grande disponibilità, per il gran numero di strutture ricettive presenti, nonostante il paese insomma sia abbastanza piccolo, comunque dispone di una grande accoglienza. Furore ha tanti titoli, è praticamente il paese che non c'è, come diceva lei prima, però è anche diciamo patrimonio universale dell'UNESCO, patrimonio mondiale dell'UNESCO, poi è paese dipinto, poi è città del vino, poi è destinazione europea di eccellenza e chi più ne ha più ne mette. Cioè, no, i titoli non ci mancano, abbiamo un pedigree molto prestigioso. Sicuramente quello del paese albergo è l'ultima novità, nel senso che da appena una decina d'anni a questa parte stiamo uscendo da una realtà tipicamente rurale e solo rurale per affacciarsi appunto all'attività turistica. Questo fenomeno è partito con la costruzione di un albergo che si chiama Furore Inn, che ha innescato questo fenomeno, e poi è cresciuto il fenomeno attraverso tutta una serie di piccole strutture che sono bed and breakfast, piccoli agriturismi, tutte strutture gestite, realizzate e gestite da gente che vive sul posto, quindi questo sviluppo è ben radicato nel tessuto sociale nostro, per fortuna, è realizzato dai cittadini nostri che sono i protagonisti di questo sviluppo. E non viene invece qua come può avvenire altrove, che arriva l'imprenditore, crea la struttura, crea una serie di schiavetti che lavorano con lui, invece qui i protagonisti sono gli abitanti del luogo. Insomma, l'economia si fa girare in paese. Questo si chiama sviluppo dal basso, così lo chiamano gli esperti. In effetti è una delle note positive di questa cosa. Noi ci stiamo attrezzando, tra l'altro, per consentire al paese di diventare paese albergo, quindi stiamo realizzando anche quello che è il salotto di questo paese che mancava fino a poco tempo fa, sarà pronto da qui a qualche mese, conterrà tutta una serie di attrezzature del tipo un campetto da tennis calcetto, una cavea per spettacoli estivi, delle passeggiate maiolicate, una catena d'acqua e tutta una serie di attrezzature che consentiranno al turista di poter godere di questo nostro territorio fino in fondo, di tutte le nostre risorse che sono anche quelle climatiche, ambientali e chi più ne ha più ne mette. E a proposito di spettacoli, come accennava prima, ci sono degli eventi che organizzate durante l'anno per cui appunto ne vale davvero la pena venire a Furore? Noi organizziamo, quest'anno abbiamo organizzato un cartellone straordinario, ma il nostro evento clou è il Mar Meeting, cioè il campionario dei tuffi dalle grandi altezze, 28 metri, che realizziamo ormai da quasi 30 anni. Dentro era pieno di ossa di morti, che attraverso le botole c'era una famiglia di preti che portavano i morti qua sotto e poi venivano seppelliti. Si scendeva una scala e si mettevano le barre su questi posti che stavano ancora scavati qua. E dopodiché un parroco di adesso si apriva un bambino, è venuto qua e ha messo a scavare.
ha trovato questo bene di Dio, ha portato tutte le ossa al cimitero di Furore, perché le ossa messe in una busta, messe in un cassone e l'ha portato al cimitero. La scoperta quanto tempo fa risale? 20 anni fa era stata la scoperta di questa cosa, e dopodiché poi è stata rimessa a posto. Ma Furore non è soltanto turismo, arte, culture, è anche cinema. Infatti proprio qui nel piccolo paese in Costiera Amalfitana è stato girato uno dei film più importanti storico del cinema italiano. Il signor Giovanni ne ha un bellissimo ricordo. Che Anna Magnano stava giù al fiordo e noi ragazzini andavamo appresso a loro per portarci qualcosa, aiutarli a trasportare, essendo piccolo, perché nel 46 io avevo 7 anni. E siccome nel 43 io con ordigni di guerra, ho trovato un ordigno di guerra e mi è scoppiato nella mano. E questa signora Anna Magnano aveva compassione di me, e allora veniva e diceva: vieni, ti porto due caramelle, un po' di cioccolato. E andava appresso perché c'era fame a quei tempi. Quindi a questo splendido ricordo della sua infanzia con un'attrice poi diventata, insomma, l'icona un po' del cinema italiano. Eh sì, è stato bellissimo, ho fatto un bel film, lei, Rossellini, c'era anche Rossellini, che poi nel fiordo c'era una casetta di Anna Magnano, piccola, di 4x4, con un piccolo spazio, perché è un altro deposito dove c'era Rossellini. Che sono stato comprato per 50 lire quella casa, è stata comprata da Anna Magnano. Poi Anna Magnano qua non è venuto più, è stato ricordato sempre da noi perché è rimasto dalle sue fotografie, è stata rimasta qua nel nostro cuore. Con Eveline e Raffaele, fratello e sorella, due giovani che hanno deciso di restare nel loro territorio per farne un lavoro, un'attività. In particolare, cosa avete realizzato? È un bed and breakfast che gestiamo insieme a mia madre e cerchiamo di fare il lavoro al meglio per ospitare tutte le persone che vengono, di farle rimanere contenti in modo che possano ritornare poi successivamente in una prossima vacanza che faranno. Sappiamo che tu hai girato il mondo per lavoro, poi la decisione di tornare qui a casa tua, quindi di prendere parte a questo progetto di sviluppo del territorio e sviluppo turistico di Furore, creando questa attività con tua sorella. Da dove è partita la decisione? È partita perché girando il mondo fai un'esperienza per poi apportarla qui nella nostra attività. Siamo nella cantina Marisa Cuomo qui a Furore in Costa d'Amalfi con il marito della titolare che appunto ci illustra qual è la specialità del posto, qual è il vino del territorio. Il vino del territorio è il vino di Furore, è una DOC che si è stata riconosciuta nel 1995, che si arrampica dal fiordo fino ai 700 metri, che è il culmine del paese, dove in questo territorio, con una geomorfologia unica, troviamo dei vitigni unici. Una tavolozza ambellografica bellissima, dove andiamo a censire oltre 40 varietà di uve diverse, sia bacca bianca che bacca rossa. Qui cosa producete? Che tipo di vino? Bianco o rosso? Tutti noi produciamo bianco, rosso e negli ultimi anni anche il rosato, perché non è una moda. Si è sempre prodotto in quest'area, noi l'abbiamo riproposto da 6 anni a questa parte, ma il vino di punta della nostra azienda, senza offendere gli altri della nostra produzione, è il fior d'uva. Fior d'uva che sta a indicare il fiordo e l'uva, il vino del fiordo,
proprio perché queste vigne sono site a ridosso del fiordo e con questi vitigni unici che sono Fenile, Ripoli e Ginestra riusciamo a fare un prodotto veramente eccezionale, non a caso recensito e apprezzato da tanti estimatori. La particolarità di questo vino, in due parole? Una frase sintetica. Il grande Gino Veronelli nel 2001, quando degustò la prima annata messa in distribuzione, disse: un vino appassionato che sa di roccia e di mare. Una frase che raccoglie tutto e sintetizza questo prodotto veramente particolare. Dunque offre veramente tanto e Furore proprio negli anni 40, in particolare dagli anni 40 in poi, è stata la cornice di alcuni film che hanno fatto la storia del cinema italiano. In particolare, Sindaco, quali film si sono registrati qui ed è ancora vivo, abbiamo visto nel ricordo dei cittadini questa esperienza? Sì, diciamo che nel 48 sono venuti a girare qui Rossellini con la Magnani, hanno girato il film L'amore fra il fiordo giù e il paese su, logicamente intrecciando poi tutta una storia d'amore che è una storia dell'autocalchi, e loro avevano comprato giù un piccolo monazeno, cosiddetto piccolo magazzino per la pesca, per gli attrezzi da pesca, che avevano trasformato nella loro alcova. Poi la storia finì come finiscono tutte le storie di questo tipo, anche in maniera piuttosto traumatica. Successivamente è venuto Franciolini a girare Notte di Tempeste con Vosco Giachetti e Marina Berti. Poi è stato girato sempre nel fiordo il film Capitan Scirocco di Ulmer, e poi ancora ultimamente sono state girate alcune scene di un serial tedesco dove sono stati coinvolti soprattutto molti nostri concittadini. In questo film hanno avuto modo di fare un po' con gli attori, anche se per un periodo molto breve. Dunque è un territorio molto amato dai registi e un panorama che ha colpito anche chi poi ha deciso di realizzare dei film e farne appunto di furore il luogo dove girare queste scene. Il set è quello che è, il set è di un grande fascino, quindi non poteva non attirare la produzione. Ultimamente per esempio è venuto anche Siani a girare alcune scene del suo ultimo film, e fra l'altro lo abbiamo anche nominato cittadino onorario. Il momento gastronomico. Lo chef Pietro Cuomo ci illustrerà uno dei piatti tipici di Furore, un piatto che ha anche una storia particolare che in seguito vi racconteremo. Pietro, intanto quali sono gli ingredienti per questo piatto e qual è questo piatto tipico di questa splendida cittadina, di questo paese della Costa d'Amalfi? Allora, oggi vi presentiamo i ferrazzoni e la nanarella. Sarebbero? Pasta fatta a mano con pesce spada affumicato, pinoli, uvetta, pomodorini e rucola. Come si prepara questo piatto? Tanto mettiamo dell'olio extravergine, la cipolla, facciamo un po' soffriggere. La cipolla, poi dopo la cipolla, questo cos'è? Pesce spada affumicato. Pesce spada affumicato? Sì, ventresca di pesce spada. Andiamo tutto a soffriggere. Perché si mette il brandy? Ah, ecco. Sì. Per questo effetto. Sì. Aggiungiamo dei pinoli. Dell'uvetta passa. Dei pomodorini del Pienolo. Questi sono pomodorini proprio della Costa d'Amalfi. Locali, sì. Locali. Sì. Tipico pomodorino appunto abbastanza piccolo, rotondo. Sì. E dolcissimo, immagino. Sì. Mm.
si sente già un ottimo odore, devo dire. Sì. È un piatto anche abbastanza veloce da preparare, l'importante però sono gli ingredienti che devono essere sì. La materia prima che dovrà essere quindi necessariamente genuina. Sì. Tempo quindi di colare la pasta e 10 minuti sì. E il piatto è pronto. Andiamo con della rucola per guarnire. Aver visto la preparazione di questo piatto tipico di Furore, ne capiamo anche un'altra importanza, non solo dal punto di vista enogastronomico, ma anche dal punto di vista storico. Imma, perché? I ferrazzoli alla lanarella sono uno dei piatti storici della nostra osteria e è stato creato, ecco, ideato da donna Letizia quasi 50, nel 48 e dedicato ad Anna Magnani, che in quell'epoca si trovava qui per girare un film tra maiori, Il fiordo di furore e furore appunto, il secondo episodio di un film intitolato L'amore, e girava questo film, ecco, con Federico Fellini e con il suo amante Rossellini, e poi dopo si ristoravano la sera qui alla nostra osteria e ecco, si deliziavano con le prelibatezze della cucina della donna Letizia, tra cui poi anche questo piatto che è nato e dedicato a lei. Dunque oggi abbiamo scoperto che il piatto tipico di Anna Magnani nasce proprio qui a Furore. Il piatto è servito. Amici telespettatori, bentrovati, ben ritornati qui in studio. Dopo la nostra Federica Schiavo, bravissima, yeah. Nulla da dire, eccezionale, e sta qua, sta tranquillo, ritornerà, ma dopo dobbiamo fare quella cosa là. Ma adesso c'è un grande artista, un altro ritorno dall'anno scorso, ci ha fatto 2 o 3 canzoni l'anno scorso, tu non ci stavi, tu l'anno scorso. Non c'ero, ma lo conosco, sì. Non puoi, è molto, molto conosciuto qui ad Avellino, è un grande artista, lo vado a presentare, signore e signori, l'applauso ce lo facciamo noi perché sì. Ce lo facciamo noi l'applauso, pure il cameraman se vuole fai l'applauso, fissa la telecamera, a posto. Bene, signore e signori, direttamente da Avellino, il nostro, il vostro, tutti quanti, sì, stavi battendo le mani, t'ho fregato, Simone Pastore! Eccolo. Buongiorno. L'anno scorso ci hanno scambiato pure per fratelli perché i colori sono quelli, pure con te, cugino mio. Come ti chiami? Guido, il pianista. Grande pianista. Allora, non sto dicendo una cavolata, è la prima volta in questa trasmissione, dopo 4 mesi di trasmissione, che abbiamo il pianista. Sei il primo pianista che viene a suonare qua, lo sa? Quindi ti ho portato anche il pianista. Brava Simone Pastore. Allora, Simone Pastore, naturalmente vogliamo sapere qualcos'altro rispetto all'anno scorso, un po' di cose sono cambiate, però prima di... No, cambiate, ci sono aggiunte i progetti che tu avevi già l'anno scorso. Va bene. Però prima di sapere queste cose qua, ti vogliamo sentire cantare, vogliamo sentire suonare. Okay. Va bene? Così ci canti oggi? Avrai, Claudio Baglioni, 1982. Perfetto, bene. Allora, che canzone che ci ha portato, signore e signori, Simone Pastore con... Avrai, come ti chiama? Avrai, tu come ti chiami? Guido. Il nostro Guido, il nostro Simone Pastore con Avrai, vai! Grazie. Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate dentro un album. Aspettare, schiuma di camaloni
estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide e pescatori di trine e neve di montagne, pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremi da sfumare, avrai una donna cerca e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, avrai una sedia per posarti ed ore vuote come uova di cioccolato, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, amore avrai, avrai parole nuove da cercare quando viene sera e cento punti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca, un po' di tus, Natale di agrifoglio e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini fradici di brividi e rugiada, giochi elettronici e salse per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, avrai carezze per parlare con i cani e sarà sempre di domenica domani. Avrai discorsi chiusi dentro e mani che frugano le tasche della vita ed una radio per sentire che la guerra è finita. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, amore avrai, per quanto amore avrai, se amore, 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 amore avrai. Guido azzeccato finalmente. Allora Simone, è arrivato il momento, dobbiamo saperne di più. Serate, progetti, album, canzoni, dici quel che vuoi. Allora, da poco lui è nel testimone, abbiamo fatto una nuova band. Perfetto. La band acustica, siamo io che cala la voce, lui al pianoforte, il maestro Orazio Orilia alle percussioni e Francesco Renna. Francesco Renna, che è venuto là un paio di volte. Alla chitarra e all'armonica a bocca. Gruppo... Simone Pastore Acoustic Band. Giriamo con questo nome, stiamo girando parecchi locali. Stasera saremo al Caffè Letterario. Mi raccomando, carta e penna a che ora? Alle 22. Alle 22 al Caffè Letterario ad Avellino, mi raccomando. Poi? Poi
poi beh, giriamo un po' tutta la zona di Avellino, Salerno, anche guardiamo pure qualcosa a Napoli, però ci tenevo a un appuntamento in particolare che ormai è tradizione per noi ad Avellino, per noi musicisti, perché il locale è di un mio amico, la sera di Natale, il 24, ci riuniamo tutti quanti noi giovani per il corso in un locale che si chiama l'FLV. Oh. Noi ormai sono 2 anni che c'è un punto di incontro, di ritrovo tra artisti, amici, e poi il proprietario è un professionista, noi chi siamo vuole lì. Può venire, ah, quindi la vita è Natale, se non fate il cenum, se non fate non ci avete niente da fare, signore, e poi secondo me un'altra cosa dovremmo fare, in bocca al lupo a lui che perché? Tra poco sarà maestro di pianoforte. Ah, pensa, diventa papà. Tanti auguri. Sono contento, però pure qualche altra volta tornerete. Come no? Sicuro? Sicuro. Bene, ma adesso, caro Simone Pastore, lo sai quello che succede adesso. C'è la sfida, abbiamo creato questa sfida, tu l'anno scorso venissi qui, 10B, però non c'era la sfida. Questa non c'è una sfida, un paio di giochi simpatici che farai con l'altra ragazza, Federica Schiavo. Va bene, bravissima. Bravissima, eccezionale. Ci divertiremo un po' e niente, adesso stiamo sotto dalla pubblicità. E poi bravissimo anche il maestro. Il maestro Aurelio, non stiamo scherzando. Aspetta, che giustamente lui ha detto me, lui ha fatto pubblicità, Simone Pastore, alla serata, e io no. Dici, dove devi fare la serata, tu? Stasera vi aspetto con un cantautorando al B-Mode. Al B-Mode? Sì. Sempre da lì. Ma sono due locali vicini, il caffè letterario con B-Mode? Non proprio, ma magari appena ho finito io vado a trovare Simone. Sì. Madonna, io pensavo che possiamo fare la lotta, invece questa è tutta la pace nel mondo. Ma no, guarda. Bene, vabbè. Le serate, l'abbiamo pure io stasera, faccio una serata sopra a casa mia, chi vuole venire me la vedo io. Signore e signori, pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con il quizzone. Oh, Claudio, state calmo, stai da cameraman, si arrabbia qua. Pubblicità, arriviamo, Eccoci in studio, cari amici telespettatori, eccoli qui i nostri ragazzi che oggi si sfideranno, non lo so, li vedo un po' diffidenti, soprattutto Simone, lo vedo un po' diffidente, vabbè, vedremo, alla mia sinistra Federica Schiavo, alla mia destra Simone Pastore, bene, iniziamo, naturalmente vi spiego un po' come funziona il primo gioco sono domande di cultura generale, sono 9 domande, perfetto? 9 domande di cultura generale con le varie opzioni. Vediamo se ci sono vero o falso. Vediamo. Oh, oggi vero o falso non ce ne sono. Quindi per ogni domanda ci saranno o 3 o 4 opzioni. Vi dovete prenotare. Come vi dovete prenotare? Maestro, fai vedere l'aggeggio. Perfetto. Ecco qua l'aggeggio. Quello rosa, chi lo do? Questa a te, e questa a te, blu, e mi raccomando. Bisogna trombettare. Bravi, facciamo una prova pulsante. Più forte però. È sfiata. Perfetto, una cosa eccezionale, caro Simone Pastore. Quelle sono trombette che da quando abbiamo iniziato, sempre quelle. Sempre quelle sono. Mi dispiace, raga. Soldi, non ce ne sono. Allora, signore e signori, iniziamo con la prima domanda. Una regola molto importante. Se io faccio la domanda e non mi date il tempo di dare le 4 opzioni, perché siete convinti, certo, già di sapere la risposta. Possiamo. Mi date la risposta. Se è sbagliata, però, date automaticamente il punto all'altro. Va bene? Perfetto, questa è una regola molto importante. Iniziamo con la prima domanda, signore e signori. Geografia. Vai. Dun, dun, dun. Basta, non esagerare. Prima domanda, geografia. La capitale del Djibouti è... La capitale del Djibouti è... E adesso vi do le 4 opzioni. A. Ti sei spaventato? Io lo faccio apposta, voglio vedere se vi spaventate. Rabat. B. Djibouti. C. Bissau. D. Monrovia. Vabbè, un delle 4, voglio dire. Un delle 4. Buttati. La B. Questo è buttata bene proprio. Signore e signori, è giusto applauso. Facciamo un applauso per la nostra Federica Schiavo. Questa fregata, sì. Ti devi buttare pure tu, se no qua. Seconda domanda. Ok. Questa è domanda generale, di cosa? Natura. Quanto può essere alta una giraffa? A.
4 metri, B 5 metri, C 7 metri, D 10 metri. Tu sì. Non sono convinta, okay? Non sei convinto, quindi è una trombettata lenta. Sfiatata. È sfiatata. Dimmi. 7 metri. 7 metri. Ah, sapevi questo? Certo. E bravo, è sbagliato. Vai. 5 metri. 2-0 per Federica Schiavo. Applauso. Hai capito, Federica? Hai capito, Federica? Bene. Aia. Qui la vedo male. Terza domanda. Questa è un po' più complicata. Vabbè, tanto pure le giraffe, non è che. Chi ha scritto La luna e i falò? A. Mario Rigoni Stern. Chi è? B. Beppe Fenoglio. C. Cesare Pavese. D. Carlo Emilio Gadda. A. C. Cesare Pavese. Tutto a prossimo? Signore e signori, I'm playing 3 su 3, 3-0 per Federica Schiavo. Brava, brava, brava. Hai capito che cervello che c'ha? Voglio dire qui, voglio dire. Eh sì, ma 3 su 9 ancora ce ne esisti. Ce ne sono 6 ancora. Vediamo, dai. Ti piace, un boot, fallo fare. La seconda guerra mondiale. Questa. Sì, se mi sbaglio. Mi piace. Allora, la seconda guerra mondiale ebbe inizio con l'invasione da parte della Germania di quale stato? Cioè, la guerra inizia perché Hitler un giorno non ci aveva niente da fare, è andato a conquistare una nazione. E lì poi è iniziata la guerra mondiale. B. Ok. A. Si è spaventato di nuovo, eh? L'URSS. Cioè, Hitler è andato a conquistare la Russia. B. Francia. C. Austria. D. Polonia. Questa la sapeva, bravo! Vai! Polonia! Polonia 3-1! 3-1, vai Simone! C'è il recupero! C'è il recupero inaspettato, ma c'è! 3-1! 3-1! Quinta domanda. Questa è carina. Il termine piramide deriva dalla lingua greca piramis, che significa letteralmente dalla forma del cibo, B a forma di montagna, C ed è l'ultima della forma del fuoco. B. Stavolta ti sei lanciata male. Ho sbagliato. Quindi ho vinto. No, e ne sei andata tu. Ah, ecco. Troppo facile, Simon Pasto. Un'altra. Lei ha detto? La B. Che sarebbe? A forma di montagna. Non posso ripetere le risposte. Ma proviamo la A o C? La A? Signori, c'è il recupero. 3-2. Applauso, applauso, applauso. Ai 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 ai. Sei partito papà razzi, mo, ti stai un po' rallentando. Vabbè. Succede, ma andiamo avanti perché non è finita qua. Quali dei seguenti stati non è attraversato dalle Ande? La catena montuosa delle Ande. Dove si trova la catena? In quale continente si trova? Non lo so. Bravo. In quale continente si trova? Bravo, bravo, bravo. Sud America comunque. Bravo. Hai capito, maestro Peppone Ren? Allora, quale seguente non è attraversato dalle Ande? A. Cile. B. Brasile. C. Bolivia. D. Argentina. Non è attraversato. Non è attraversato. Quale stato non è attraversato dalle Ande? Ce n'è uno dove solo. Non passano sì, le Ande. Sì. Quindi com'è? Quali sono? A. Cile, B. Brasile, D. Bolivia. No, C. Bolivia, D. Argentina. O C. O Brasile, o Bolivia, Argentina. Cioè, purché ne dovete azzeccare una? Sbagliata. Proprio l'unico, l'unico, proprio. Come proprio non passa? Perché non, ci non passa? Proprio. Brasile? Ma tu le butti a casa, la secchi sempre. 4-2, signor, questo fa paura, allora. È la prima volta che mi capita una cosa del genere. Di gente che dice le cose così a casa, la secca sempre. Brava, brava. Simone, mi sa che ti devi buttare pure tu un poco a botta di così. In che anno? Quindi siamo 4-2 e ne restano 3. Quindi potresti anche vincere, Simone. In che anno venne girato il film Il Dottor Stranamore, ovvero... Il titolo completo era quello: Come imparai a non preoccuparmi ad amare la bomba.
questi ritti, però è un film famosissimo. Nel 1990, nel 1963, nel 1965, nel 1988. Un film veramente famoso, Dottor Stranamore. Dottor Stranamore. Non Stranamore Castagna, quel che... 65. 65 sbagliato per una volta. È rimasto, te lo dico così, ti vengo un po' incontro. 63, 90, 88. 90. È rimasto. 88. 63. Signore e signori, 5 a... No, quanto siamo? A 2. 5 a 2, 4 a 2, 5 a 2, quindi non puoi neanche più pareggiare? Veramente? Allora. Signore e signori, il primo punto, ci sta l'altro gioco. Però facciamo un grande applauso alla vincitrice del primo gioco di oggi, la nostra Federica Schiava! Brava Federica, non ti preoccupare. Bene, è arrivato il momento del secondo gioco. Bene, sì. Ti spiego. Qui alle mie spalle, guardate un po', guarda pure tu, Simone, con molta attenzione, lo so che non ti piace, però là stanno i fogli. Quindi, cosa è successo? In questi due fogli ho scritto stamattina a casa 8 parole, tutte in rima. Bene. Tu, siccome stai perdendo, sei in svantaggio, pescherai il primo foglio, leggerai le 8 parole, avrai 30 secondi di tempo per inventarti una canzone al momento con quelle 8 parole. Dopo i 30 secondi, su questa base, facciamola sentire, maestro. Dovrai cantare una canzone, va bene? Devi pescare. Aspetta, bello. Ho capito che, però, dobbiamo far vedere prima. Vado? E il pallottoliere gira, capito? Quindi devi pescare la pesca. Okay. Allora, apro? Apri, tu non aprire, mi raccomando. Le leggo io un attimo. La prima parola è fortissimo, carissimo, pessimo, ignorantissimo, giustissimo, altissimo, furbissimo, ubriachissimo, papà ciuccio, ubriachissimo. Tu adesso, io ti do il foglio, 30 secondi di tempo, mi raccomando. Cosa esce? Oh dai, impegnatevi un po', voglio dire, tranquillo. Se vuoi l'aiuto del pianista, no? Aspetta. Brava. Poi, 10 secondi. Fortissimo giocare a questo altissimo cuore, furbissimo amore, e un giorno tu sei ignorantissimo d'amore, ubriachissimo di ci stanno tutte. Pessimo. È un pessimo giorno se tu te ne vai. Dammo fuori. Signore e signori, non era male. Applauso a Simone. Pastore, non era male. Non era male. Bravo Simone. Pastore. Oggi lo... dammo fuori. Sbagliati, questo lo blanco. Andiamo. Tira il vento. Tira il vento. Naturale. Scale. Pale. Finale. Maestrale. Morale.
cordiale, cordiale. Queste sono le otto parole, mi raccomando, concentri che questo è stato bravo. Va bene? 3, 2, 1, quando vuoi, 30 secondi di tempo. Posso fare niente. 15 secondi. Prova a divertirti. Sì, inventa. Non mi fare l'elenco per piacere. Inventa, ragazzi. Cioè, metto tutti in fila. No. Non vuoi, devi un po' di fantasia, dai. Scusa. Sì, Giovincella, 10 secondi, vai. Mi metti gli altri. Basta sta trombetta, mi piace. Quando vuoi, vai. C'era un finale naturale. Non lo so. Vabbè, fai quello che fa schermo. Fa l'elenco però cantato. È naturale, maestrale, morale, gioviale, cordiale. Le pale, finale, maestrale. Sulle scale. Che bello, madonna, che bello. Bellissimo. Federico, un po' più di fantasina, così. Niente. Niente. Non divertiamo con niente. No. Bene. Ma lei perché? Lei è un interprete. Lei è un interprete. Quindi non è ancora abituato. Non fa. Esatto. Non fa niente. Però ti abituerà. Ma la prossima volta vieni, te le do 2 giorni prima le canzoni, le parole. Così, così te le preparo. Va bene, facciamoli comunque un applauso perché è giusto. Facciamo un applauso alla nostra Federica Schiavo. Quindi, il punto. Non si guadagna il punto. Signore e signori, diamo il punto a questo gioco e quindi uno pari, qualcuno deve vincere. Non ti preoccupare, c'è il terzo gioco. Ecco. C'è il gioco anche per queste evenienze. Non ti preoccupare, facciamo un applauso a Simone Pastore. Bravo Simone, uno pari, ma adesso... Caro Peppo, questo è vostro. Cioè, non mi potete sbagliare sto gioco, perché adesso il maestro suonerà... 8 canzoni. Su 8 canzoni. Sarà banda. Su 8 canzoni vi dovete indovinare. Erano 5 già. Naturalmente. No, facciamo. Vabbè, su 8. Ah, okay, su 8. Perfetto. 3, 2, 1, vi dovete. Ah, la trombetta serve a te. Sì, stavolta serve, sì. Okay. 3, 2, 1, vai maestro. C'è Simone che è un po' lento, però... Quanti anni hai di Vasco Rossi? 1-0! 1-0! 1-0! 1-0! Federica, mi raccomando, 1-0! Sulle 8, vai maestro! Ce l'ha? Sì. Vai. Andiamo un po'. Ce l'ha. Rino Gaetano, Berta Filava. No. Sbagliato, la sa. La sa. Era simile, ti voglio bene di Vasco Rossi. Il titolo è un altro. Il titolo è un altro. Aia, il titolo è un altro. Non scoprila. Allora, la canzone è quella. Ah, ho capito qual è il titolo. Mamma deve rispondere. Di Vasco Rossi, però non lo so. Il titolo non è questo, sbagliato, però la canzone è quella. Dici la tua titolo. Non la so, la ti voglio bene, non l'hai mica capito. Cioè, lo sa papà, non sei tu. Non cambiare discorso. 3, 2, 1, scia Federica. Va. Non l'hai mica capito. Non l'hai mica capito, te l'ho detto. Canzone quando vuoi maestro. L'ho visti. Vabbè, è stato più veloce lui. Gianna. No. Vabbè, diamo un punto a lei, dai. Non è Gianna. Non è Gianna. È quella di prima. Quale? Che vi ho detto io. Berta. Sì. E non devi rispondere. Fanne un altro, mi piace.
Giannacci, vabbè, non che risposte hai sbagliato. No, cerchiamo un attimo il titolo di questa canzone, perché non è Gianna Gianna, ma è solo Gian. Ecco. Vabbè, ne facciamo un'altra. Va. Ok. Vai, maestro. Vai. Cioè, come la cazzo che mi fanno un'altra, maestro, no, prima chiamati da un duzzo, mi piace. Cioè, quella ha detto prima Berto filava e mo ci faccio più Berto filava. Scusate, no, ogni tanto si ubriaca il ciuccio, ma ti stare mo ne fa un'altra. Questa è bella. Godi, godi, maestro. Questa è fortina, bella, è una delle mie preferite. Sì. Sei donna pericolosa, ti fondi. Ecco, la sa. E mi confondi, mi cerchi e poi ti perdi via così. Allora, la suggerisco, guardate. Vai, regina di cuore. Regina di cuore, 3-0, lit film. Applauso a Simone, applauso, applauso. Bravo Simone, 3-0. Ne mancano due per vincere, quando vuoi. Vediamo, vediamo. Ce l'hai? Sì, sì, sì. Ce la puoi pure fischiettare. Com'è il titolo? Allora, il titolo è un titolo che non ha senso. Cioè, non ha senso. Cucurù cucù. Cucurù cucù. Non la conosci tu, vero? Franco Battiato? Cucurù cucù. No. Non la conosco. Cantava. Tutto finito a presto. Signori, applauso a Simone Pastore. Siamo sul 4-0. Sul 4-0. Simone. Te ne manca uno. Te ne manca uno. Hai vinto la sfida. Hai visto? Se hai indovinato. Che maestro, adesso ci sono. Quando vuoi, maestro. Questa ha tutti i ritmi. Messico e nuvole. Messico e nuvole. 5-0. Madonna, che paliatone, che patost che ti ha fatto. Non hai capito niente nell'ultimo gioco. Vince la sfida di oggi, la puntata di oggi, ha vinto tutto quello che volete, Simone Pastore! A posto! Allora, ragazzi, abbiamo terminato in piedi, così ci salutiamo, in piedi, in piedi, in piedi, in piedi. Ci salutiamo, volete salutare qualcuno, volete ringraziare qualcuno, fate quello che volete, vai Simone. Ringrazio tutti gli amici che ci seguono durante le serate, tutti. A te soprattutto, che sei sempre più bravo. Ti voglio bene, pure tu, tu sei nato bravo. E tu invece? Vabbè, ringraziamo tutti i telespettatori che ci hanno seguito da casa e a te che mi ha dato l'opportunità di ritornare. Madonna, Federica! Questa può fare la presentazione di Matadeschi. Signore e signori, io ringrazio loro, ma adesso mi avvicino alla nostra Imma Tedesco per i saluti finali. Ciao ragazzi, grazie mille, eccola qui che è giustamente un po' incinta, però non fa niente. Ma non così. È vero. No, voglio fare i complimenti ai tuoi ospiti, ma non a te, perché insisti a dire sempre questa cosa e non è vera. Quando sarà vera l'annunceremo in diretta, visto che tu quello è il tuo sogno, cioè dare l'annuncio in diretta, sì, tutto sì. Qua. Signore, mi consentirei però di dirlo prima, non so, alla famiglia, mamma, papà? No. Ah, mamma e papà, no, perché quelli vengono qua, la mamma e papà. Però facciamo una cosa. Promettiamo loro almeno che lo dirò prima a casa e poi in diretta. Tu lo dici a me? E tu? E io vengo a casa tua e gli dico, sapete che vostra figlia è incinta di 4-5 gemelli? Madonna, mamma mia, poi, ma là l'infarto viene a me, non a mamma e papà. Vabbè, comunque, signore e signori, niente, è arrivato il momento, Imma, è arrivato. Di salutare, non abbiamo l'annuncio che voleva fare Gianrico, ma possiamo sicuramente ricordarvi che come sempre da questo pomeriggio è possibile rivedere tutti i momenti più belli di questa puntata sul sito www.ottopagine.it. Io suono, vedi, siamo bravi. Tu suoni, benissimo, io vi ricordo che alle 14 c'è l'appuntamento con l'informazione, c'è il TG di 8 Channel, seguiteci sempre sulla nostra pagina Facebook 8 Mattina per essere continuamente aggiornati sulle nostre rubriche, sugli ospiti e sulle curiosità di 8 Mattina. Brava! Buon fine settimana!
buon fine settimana a tutti, ci rivediamo lunedì. Anche questo è confuso, che dobbiamo fare? Saluta, dobbiamo però salutare, buon fine settimana ai nostri telespettatori. Mi raccomando, andate a vedere questi due che cantano stasera, va bene? Bragate, vacciucci, fate tanto sentimento con le fidanzate e fidanzati. E poi... noi ci rivediamo lunedì mattina, sempre in diretta sul canale 696 a partire dalle 10 fino alle 13, dal lunedì al venerdì, mi raccomando. E lei non è incinta, però se ci avete un test che vi avanza, basta, va bene? Sigla, guardate quanto siamo bravi. 3, 2, 1, tu canti, noi suoniamo e tu canti. Sai, mi piace. Facciamo cantare loro, scusate. 3, 2, 1, go! Canta! Ogni uomo è un uomo, ed ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno, viaggio, morbido.